Signori, bentornati cari nel canale dello zio Marut e con un nuovo appuntamento di qua. Tra caso sono stato 2 giorni senza internet, non ho potuto pubblicizzare niente il mio video sul tutorial che ho fatto, non ho visto se mi avete chiesto qualcosa, purtroppo ancora non ho potuto vedere niente, ma mi sono messo subito a registrare per recuperare il tempo perso. Oggi quindi uscirò con 2 video, sia di Gwent che di Hearthstone, e niente, recupero tutto così. Ho visto che ci sono stati, affronta la sfida di Emporio, quindi ci sono state delle novità. Io ho scelto Cavalieri, se non sbaglio, ma non so alla perfezione. Vediamo se come lo gioca. 6 partite in modalità classificata, classica. Se non mi ricordo male, ci stanno anche altri obiettivi. Comunque, potenza unità 30 volte. Metti in gioco Emporio Cavaliere in 10 partite. Quindi dovremmo fare anche un mazzo con Emporio per sbloccare Emporio e altre succose. E altre succose novità. Quindi in teoria sarebbe stato quasi da portare un mazzo Shoop. Ma io oggi invece vi voglio portare un mazzo vampiri. Il mazzo vampiri. Probabilmente la settimana prossima vi porterò Shoop. Così facciamo anche la quest. Mazzo vampiri modificato e aggiornato, quindi dopo i bilanciamenti in nerf. Mazzo vampiri col portale, quindi hero power che sfrutta profumo di sangue. Profumo di sangue è un hero power particolare che ha 3 cariche e ognuna delle cariche mette 3 segnalini di sanguinamento. Alla fine dell'utilizzo dell'ultima carica sanguinamento evocheremo un Ekimma, un vampiro da 2 di potenza condannato. Questa hero power va ovviamente in combo con Orianna. Orianna è proprio una delle nostre finisher più forti, tra parentesi, veramente tipo fighissima. Questo vampiro da 4 di potenza schierato nelle retrovie, alla fine di ogni turno si potenzierà di un valore pari al numero di unità nemiche affette da sanguinamento. Quindi voi il turno in cui andrete a fare Orianna vi setterete l'hero power più minion possibile con sanguinamento, più effetti che avete nel deck. Inoltre lei come schieramento infligge sanguinamento ad un'unità nemica pari a una durata del numero delle unità vampiro alleate. Quindi è proprio l'hero power perfetto da scombare con lei. Il portale, ragazzi, ci evocherà i nostri 2 Garkhain. Quindi anche Garkhain va in, oltre ad essere un vampiro, quindi ovviamente un mazzo vampiri, avrà tutte sinergie vampiri e sanguinamenti. Questo tizio con 4 di potenza alla fine di ogni turno alleato si potenzierà di 1 se c'è almeno un nemico affetto da sanguinamento. Quindi è un mazzo che nel tempo fa veramente dei punteggi grandi. Mazzo che gioca il pacchetto Ivern, che comunque è sempre una 13 con armor che rompe le scatole. Ve la potete settare magari con il troll di caverna, che è il vostro defender. Ovviamente avete Naglfar, che è il vostro tutor, quindi vi permetterà di prendere 2 carte oro casuali dal mazzo, di giocarne una e di mettere l'altra sopra il deck. Giocate Katakan, che oltre ad avere prosperità è un vampiro e mette un Ekimma, quindi specialmente il turno in cui volete mettere Orianna lui è ottimo da giocare in quel turno. Ovviamente giocate Iger e giocate Ozreal. Ozreal è un'altra nostra win condition, perché giocare Ozreal da 14 ultima mossa è una play, una tempo play devastante. Andiamo avanti. Arriviamo a Goliath. Goliath è semplicemente un ciccione. Un ciccione che comunque ha 8 provvigioni e una 10 di potenza. Dà fastidio. Spesso e volentieri, se l'avversario vuole sfruttare il suo ultimo desiderio, che è una cosa negativa per noi e positiva per il nostro avversario, comunque deve investire tante di quelle carte per abbattere una 10, che alla fine è worth. Ah, raga, scorazzata. Non è un vampiro, ma è perfetta in questo mazzo, perché invece sanguinamente ogni unità nemica per una durata per il valore della sua forza bar. Quindi qualche appate una 7 e gli date 7 segnalini sanguinamento. Fortissimo nell'ottica di questo mazzo. Principe Rospo mi piace tantissimo in questo meta. È una 3 che schierato in prima fila consuma un'unità con al massimo 3 di forza. Può togliere delle engine veramente fastidiosi. O in generale, dopo che vi siete settati dei sanguinamenti, potete abbassare la salute, diciamo, di un minion avversario a 3 e sfruttarlo molto molto forte. Regina della Notte ovviamente è un vampiro ed è anche molto duttile, perché schierata in prima fila infliggerà sanguinamento 4 a un nemico, schierata in retrovia purificherà un'unità, quindi può essere buona sia per togliere uno status negativo che abbiamo che per togliere lo status di defender al defender nemico, perché noi vinciamo soprattutto di sanguinamenti, effetti di sanguinamento. Se l'avversario ha il defender e non lo riusciamo a risolvere sono cazzacci nostri, perché vuol dire che non possiamo
sparpagliare i vari sanguinamenti. L'ultima oro è Gael, vampiro veramente forte. È una 4 che schiaramente è prima fila che danneggia di 3 un'unità nemica se è affetta da sanguinamento, altrimenti la danneggia di 1. La particolarità è che a colpo di grazia si potenzia di un valore pari alla forza base dell'unità distrutta. Questa è una carta che se la giocate bene può essere veramente win condition e farvi vincere il round. Arriviamo alle bronzo. Il mazzo gioca 1 per il ritorno di Azur, 2 per di Alp, che comunque è un vampiro, infligge sanguinamento per 4 turni, l'hanno modificata, adesso è molto buona nel mazzo vampiri. Il Negurath, che è uno dei nostri engine più forti, se riusciamo a difenderlo, ed è un ottimo target da essere buffato dal vantaggio tattico nel caso in cui partiamo per primi, ha fervore e ordine, quindi possiamo utilizzare subito la sua abilità ordine in prima fila. Infligge sanguinamento a unità nemica per 2 turni, recupero 2 turni, ma si abbassa il recupero se giochiamo un vampiro. Quindi capite bene che questo mazzo è fortissimo. Due verdi larva di Andraka, fortissima sta carta, raga, per iniziare il round, un round lungo specialmente. Sta carta è facile che vi fa, vi diventa una doppia 6, una doppia 5, comunque si prende delle removal. Forte, forte, forte sta carta. Banchetto di sangue in due per, purifica, quindi abbiamo, è un altro nostro purify volendo. Danneggia di 3 un'unità nemica. Se controlliamo un vampiro le infliggiamo anche sanguinamento per 3 turni, quindi un mazzo vampiro è ottimo. E selezione naturale, che è un'altra nostra removal spell, perché vi ricordo che giocando il portale vogliamo far uscire le carte, è il motivo per il quale non giochiamo la Bruxa e altri vampiri comunque che potevano essere utili, da altre carte unità da 4, provvigioni. Selezione naturale fa 4 danni unità nemica ed evoca un fuoco su una fila alleata per ogni punto di danno inflitto in eccesso. Tendenzialmente una removal e alla fine c'è il carne. Mazzo solidissimo il mazzo vampiri, ragazzi. Lo andiamo a provare subito. Ci stavo facendo le placement e vi dico che attualmente il Pro Ladder è il mazzo con cui sto avendo il win rate più alto. Perché se vado a vedere il mio win rate, cioè vado a vedere in generale il mio punteggio, 1352 di mostri. Questa schermata potete vedere quando arrivate in Pro Ladder le vostre quattro classi, il punteggio delle MMR che vanno a formare. È il mazzo mostri con cui ho il rate più alto, quindi anche più alto del Trial Monster. Il Trial Monster è un mazzo che io straconsiglio per arrivare magari al rank 10, rank 5, per andare in Pro Ladder. Probabilmente questo mazzo, per quanto riguarda mostri, lo vedo un po' più completo, ma sicuramente è più difficile da giocare. Becchiamo subito Skellige e c'è il mio amatissimo potere di Svalvolod. Andiamo a fare il mulligan, abbiamo il portale, ottimo. Abbiamo anche una larva. Abbiamo Ikaran, che è sempre buono da giocare, specialmente nel primo turno. Io Alp la toglierei. Selezione naturale non mi sembra una grandissima carta contro Skellige, la toglierei. Lui già mi piace molto di più. Perché? Perché lui comunque ci può mettere il suo ingegno, il sacerdote. Il sacerdote è un 5, quindi al massimo mi sarei potuto tenere un fulmine. Lei non la vedo molto molto worth, direi che va bene così. Più che altro non voglio rischiare di pescare il Karkai. Inizierei con lui, quindi non partirei subito di portale. Questo è sempre buono mettere all'inizio. Mi aspetto che lui possa giocare la nave corazzata o il Twirsech veterano. Ok, ecco qua la nave corazzata, il tracker corazzata, quindi si setterà il suo engine fastidiosissimo con la tizia. Questa qua, quando è alla fine del turno, se il Drakkar corazzato non ha armatura, ottiene 2 di armatura, vulnerabile si potenzia di 1. I segnali di sanguinamento su di lui possono essere buoni e io glieli piazzerei prima di subito, quindi andrei a fare una cosa di questo tipo. Vado a buffare i miei due larve, vado a buffarlo con il vantaggio tattico, metto il segnalino sanguinamento in modo tale che il prossimo turno, quando andrò a fare portale, avrà già un minion con sanguinamento il mio avversario. Qui devo andare dietro. Andiamo a fare un bel turno bello forte. Non mi sembra il caso di mettere il segnalino sanguinamento qua, perché me lo vorrei tenere per Orianna. Più che altro vorrei farlo con te. Sicuramente adesso abbiamo settato un turno veramente forte, anche se lui adesso ha settato il suo engine. Questo tizio si può essere uno di portare il danneggiato. È forte, ma non così forte. Io andrei a giocare Alp
è apparso sanguinare, forse lui. O in realtà anche lui. Potrei fare una cosa di questo tipo, con quattro segnalini qua, due di qua. I nostri carcani si potenzieranno per tutto il turno. Ragazzi, siamo avanti di 14. Lui inizia a sparare Mordrem. Mordrem. Un bel basket. Un bel basket è trovato sotto di 4. Questo ci costringe probabilmente a giocare. Potrei giocare Egan. Potrei giocare Egan che prende 5 di armatura adesso. Comunque ci fa baffare nostre larve. Qua abbiamo fatto il turno fortissimo. Se lui non ha il fulmine, è quel lì che gli fa malissimo. Ricordiamoci che lui, ok, sta decidendo, quindi ha deciso già di giocare una carta, magari con target. Ok, Triss sta cercando il fulmine per ucciderci Igarn, semplicissimo. Vediamo se lo trova. Merdrum invece, Merdrum continua a baffarsi la nave. Rimane in palla. Rimane in palla perché è solo sotto di 7. Quindi dobbiamo continuare a giocare. Io a questo punto potrei anche uccidere Triss e mettere i segnalini qui. Oppure piuttosto che uccidere Triss potrei fare 4 danni qua e continuare comunque a mettere i segnalini. Sì, perché uccidendo Triss lo potenzierei di 1. Quindi farei una giocata di questo tipo. Farei 4 danni qua e metterei i segnalini qua. Loro si potenziano di uno a fine turno. Io al prossimo turno mollerei. Adesso siamo tornati avanti di 13. Non penso che lui abbia altri Engine, ma che non ha un altro Merdrum. Ok, questa è Piut è forte. Piut è forte perché non viene danneggiato. Non vuole mollare questo round. A questo punto io giocherei Katakan. Giocherei Katakan. E questo round lo voglio vincere assolutamente. Giocherei Katakan e metterei i segnalini qua. Ok, i nostri Katakan vanno a 9. Siamo tornati avanti di 13. Se non fa un altro turno fortissimo io qua passerei. Ma lui non sembra voler mollare il colpo. Probabilmente ha un fulmine. Cioè ce l'ha un fulmine per lì, eh. Ok, lo fa su Igarn. Ok, questo è forte, lo fa su Igarn. Lo mette qui per l'armatura, Igarn rimane. Lui passa in vantaggio. Passa in vantaggio a questo punto. A questo punto è vero che io. A questo punto la situazione non è bellissima. Potrei utilizzare l'Anthar. Vediamo che cosa esce. Principe Rospo. Il Principe Rospo si può mangiare lui. Oppure mettiamo Aragas corazzato. Forse Aragas. Il Principe Rospo può andare per dopo. Mettiamo Aragas, lo mettiamo avanti. Mettiamo sanguinamento aiuta fino a dopo domani. Ok, siamo tornati avanti anche se di poco, però i nostri calcoli si potenziano. Lui potrebbe farsi un purify su. Ok, ha giocato ora. Qui si sta giocando tutto. Non vuole mollare questa partita per nessuno del mondo. E ha deciso di buffarsi. Cioè, danneggiandosi Olaf, ha deciso di buffarsi il tizio. Ok. Continua a starci sopra. A questo punto. A questo punto, allora, se io passassi, i miei carcani si potenzierebbero di 2 andrei a 59. Andrei a 59. Il problema è che lui adesso giocherà il buff su Olaf. Fargli vincere il round in parità, raga, non mi piace per niente. Però non penso di poter investire. Cioè a sto punto io gli farei giocare carte. Io gioco lei. Allora, inflico sanguinamento 2 qua. Inflico sanguinamento 4. Your deepest, darkest dreams. I can make them real. Torniamo avanti, anche se di poco, ma a sto punto gioco semplicemente per far giocare carte a lui. Se lui vuole vincere sto round, magari gli sono rimaste delle oro fondamentali, come potrebbe essere un oro da 12, da 11.
Se lui qua deve giocare, io a sto punto potrei anche giocarmi il Defender se riesco a tornare sopra. Per costringerlo a giocare l'ultima. Ok, questa non è una carta, non è una oro, quindi in realtà non abbiamo guadagnato granché. Apro la nuvola. Dobbiamo vedere se è tornata avanti di parecchio. Tornata avanti di parecchio. Io lo giocherei il Defender. È vero che abbiamo perso quasi sicuramente. Però lo costringo a giocare l'ultima carta. Magari lui ha una carta chiave. Io a sto punto mi sono giocato, mi rischio tutto per tutto. E magari lui, magari è un Vilkarl che non lo voleva giocare. E infatti passa. E secondo me qui, ragazzi, è vero che ho investito parecchio, però ho fatto la giocata. Perché perdere il primo round in parità carte significa quasi sempre perdere la partita. Andiamo a fare il mulino, adesso cerchiamo più oro possibili. Ok. In realtà potrebbe essere rischioso pushare. Però non ho trovato Rihanna, non è che ho tutti sti punti. Cioè potrei giocare per costringerlo a giocare le carte, ma poi rischio di andare un po' sotto. È una scelta difficile. Cioè pushare con sta mano, più che altro pushare con sta mano. Se avessi avuto una mano diversa, una mano tipo Goliath, già solo semplicemente aver avuto Goliath, per esempio Gael al posto di un principe rospo, avrei potuto pensare di pusharla. Però così mi sembra troppo azzardato. Anche se sono convinto che con 4 carte un mazzo come il suo è difficile che genera tanti punti. Quindi cioè, giocare con Zeller avrebbe potuto darmi la win condition, però comunque vincere il primo round mi assicura l'ultima mossa nel terzo round. Intanto arriva Rihanna, sempre ben accetta, il Gael sempre ben accetto. Alpe non è male. Sto pensando se il Principe Rospo in questo matchup potrei toglierlo. Che potrebbe avere lui? Qualcosa da 3 è difficile. Difficilissimo, il Principe Rospo lo toglierei. Ok. Vabbè, ce la giochiamo. Avrei voluto cercare il fulmine per uccidere il Svalbard Priest. E invece, sì, vabbè, il principe Rospo non è che avrebbe trovato più qualcosa. Io qua vado. A mettere il sanguinamento sicuramente su faccia di Segugio, in maniera tale che dopo faccio Gael su faccia di Segugio. Vediamo se riesce ad ammazzarlo in qualche modo, ma ci interessa, mi interessa poco in realtà. Mi interessa molto di più fare Gael su faccia di Segugio il prossimo turno, quindi prendermi un bel vampiro da 8 e rimuovergli una 3, fare una bella bella play. Ok, ce l'ha silenziato, quindi ci è rimasto anche in gioco, quindi molto con Orianna è forte. Io qua farei Gael assolutamente, è una play fortissima. Perché è sanguina, quindi gliene facciamo 3 di danni. Questo Gael è grossetto. Questo Gael è grossetto. Lui dovrebbe avere Vilkar, quindi una play da 12 più 5, 17. Il prossimo turno mi setterò sicuramente Orianna. Ok, va a fare 2 danni al suo minion. Mette sanguinamento lì. Ok, noi qua ci giochiamo Orianna. Quindi metto a sanguinare tutto. Orianna la giocherò su Jenga, sul minion più grosso, quindi mettiamo Orianna dietro, mettiamo 4 minerini qua e Orianna si potenzia di 3 e diventa già una 7, difficile comunque da rimuovere. Mi lascerò sicuramente Ozreal come ultima mossa, quindi sì, vabbè, vediamo dove vanno i due danni, vanno sul Gael. Giochiamo l'ARP e mettiamo segnalini, sanguinamento su Svalbard Sacerdote in maniera tale da prendere anche il buff di più 3 con Rihanna. Non penso che lui, cioè lui si è giocato già Morpork, quindi non penso che abbia una soluzione per Rihanna, a meno che non gioca una canicola del Coet. Ma io non penso. Giocava Meldrum.
I can help you if you wish. Ok, il rito di sicurezza rianimerà quasi sicuramente Yuffa, perché è una 12. Quindi molto 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 ok, ora. Ok, quindi decide di droppersi il pezzo sanguinante, va bene. Giochiamo il Goliath davanti e ci lasciamo alzare l'ultima mossa. Orianna si potenzierà ulteriormente di 2, noi siamo attualmente siamo avanti di 5. Lui ha l'ultima mossa, l'Hero Power l'ha finita, quindi non ha Vilkar. Quindi dovrebbe curarsi adesso. Si scambia di forza con un'unità danneggiata, questa non l'ho mai vista. Fortissima questa cosa, la prima volta che vedo in, mai visto. Quindi si scambia di forza con lui, o la fa la play. Peccato che lo zio Ozreal è una tenerissima play da 14. E andiamo a vincere. Ragazzi, penso che la lettura del primo round, cioè continuare a giocare quel round, nonostante investire quelle oro, sia stata la play, sia stata la winning play. E lui magari era rimasto solo con him in mano, che non ci faceva niente. Ben giocata, me lo dico da solo, intanto mi faccio i complimenti da solo, perché questa partita è veramente stata ben giocata. Bella lettura. Ragazzi, il mazzo vampiri è fighissimo, è veramente veramente figo. Mi ci sto trovando bene, io andrei con un'altra partita. Ovviamente dopo vi lascerò il mazzo in descrizione. È un mazzo molto, molto tecnico, molto tecnico. Cioè saper bene dove mettere i combinamenti, come vincere il round. Però anche delle power play rotte. Cioè nel senso, se l'avversario non ha risposta a Orianna, o vi costruite bene Orianna, cioè che fate arrivare Orianna senza che l'avversario ha risposta, è veramente una play fortissima. Veramente una play forte, forte, forte. Vediamo se ci sta trovando con cura il nostro avversario. Tra parentesi, c'è un po'. Errore durante la ricerca di avversario, riprovo. Vabbè. C'è anche un po' di barili da prima. Effettivamente potrei comprarmi un po' di barili. Ho racimolato un po' di bevite. Dopo mi vado a spendere le ultime monetine. Ok, partita trovata. E guarda ragazzi, è troppo bello. Cioè sto gioco lo è veramente veramente bello. Poi la cosa che mi piace di sto gioco è che comunque le sei classi sono bilanciate. Cioè nel senso che anche la classe meno forte in meta ha comunque degli archetipi di tutto rispetto. Ed è una cosa secondo me bellissima. Schiavitù da 5, quindi controllare sempre subito la schiavitù. Inizio partita. Dark Angel lo togliamo sempre. Schiavitù potrebbe darci dei problemi. Potrebbe darci dei problemi. Io contro di lui invece i danneggini mi piacciono. Potrei anche tenermi il Goliath. Potrei anche pensare di giocare Orianna al primo round. Questo non è un matchup facilissimo. Non è un matchup facilissimo. Forse tolgo l'altro. Forse tolgo l'ARP, lui parte subito di Glimis. I have served you. Now you must serve the Empire. E noi. Noi partiamo subito di Negurat. Quindi gli andiamo a fare mettere due numeri in sanguinamento. Vediamo che cosa fa lui come seconda mossa. Dovrebbe fare. Se lui qua fa la removal. Se lui qua mi gioca la removal, io mi gioco il principe rospo. Ed è fortissimo su Glimis. Vedi, lui incazzatissimo, la removal non solo non me l'ha fatta la removal, mi si è anche fottuto il pezzo. Ok. Principe Rospo comunque è la giocata secondo me sempre da fare. Perché Gael fa 3 danni, non l'ammazzerebbe. Comunque, toglierci Swirs dalle palle, cioè nel senso far rigiocare Swirs prima o poi l'avremmo dovuto fare. Però togliergli Glimis è veramente un ottimo modo. In questo momento siamo pari, il problema è che questo coso ci inizierà, anche se ogni due turni ci darà un po' fastidio. Potrei pensare di ucciderlo. Artorius Vigo. Vediamo che cosa entra in campo. Ok, c'hai le brigate impere. Si va a potenziare lui. Questa è molto molto forte da parte sua. Potrei fare Gael sulla 1, oppure potrei fare Gael anche su Artorius Vigo, cioè investire un Hero Power
Però Tartaro Spigo si potenzia di meno. Qua probabilmente andrei a fare selezione naturale. Andrei a fare selezione naturale qua, ma manco su. Non ho capito perché lui non si è tenuto il buff per la Brigata Impera. Gael è forte su di lei, perché comunque anche senza sanguinamento Gael mi diventa una 7. Quindi non mi dispiace affatto. Ok, è andato a fare Battle Preparation, quindi abbiamo perso la value di Gael. Abbiamo perso la value di Gael. A questo punto potrei andare a mettere i segnalini sanguinamento e quindi fare una play. Forse è meglio farli su di lui, però su di lui ci metto un po' di tempo. Questa è difficile, questa giocata. Questa è molto difficile, questa play. Sicuramente vado a settarmi lui. Probabilmente vado a farlo di su. Farlo su Swirs. Nel caso poi comunque voglio giocare Gael su un target, potrei anche investire una carica di Rollpower. Poi siamo sotto di 11, che non è poco, però Gael ci dovrebbe far recuperare parecchi punti e soprattutto andrei a mettere un vampiro. Potrei andare a sfruttare il banchetto, anche se Purify vorrei tenermelo. Speriamo che non trova un vampiro, in maniera tale da non sfruttare Nebulet. Vediamo un po'. Nilfgaard, ragazzi, è un po'. Ha parecchie carte aggroll. Se aggrolla bene può farvi malissimo, anche più del dovuto. Non ho trovato un vampiro, ho trovato un lupo mannaro con immunità, che comunque non buona. Andiamo a fare Gael. Ci andiamo a buffare di 3. L'abbiamo quasi ripreso, perché ci siamo sotto di 6 punti. Quindi lui probabilmente continuerà a giocare. Siamo sempre attenti, ragazzi, alla sua schiavitù. Io non vorrei. Potrei fare 3 danni qua. Sì, potrei fare 3 danni qua e dargli sanguinamento al Nebulat. Potrebbe essere un buon target. Quattro danni, probabilmente ce li fa sul Principe Rospo. Oppure si potenzia il colpo, va bene. Io continuerei tranquillamente a giocare. Adesso abbiamo il vampiro, quindi posso sfruttare al meglio questa carta. Ci teniamo comunque sempre a tiro, che con una mossa noi andiamo sopra, perché possiamo giocare Igern. Potrei quasi azzardare il Defender prima di Igern. Ok, lui si è giocato anche il Purify. E se lo giocherà sicuramente su di lui. Bene. Io setterei il defender qua. Setterei il defender e lo metterei dietro. Vediamo un po' che fa lui. Voglio provare a vincere il round in parità di carte. O comunque anche giocando una carta in più, giocando Iger. Innanzitutto lui è rimasto con 3 carte. Ed essendo comunque un control, potrebbe avere qualcosa come Skellen, che lui non vuole giocare adesso. Qualcosa come Damien della Tour, che non vuole giocare adesso. E lui infatti passa. Noi ci andiamo a giocare Igern, perché tanto ha solamente 2 di armatura e contro di lui non è che avrebbe grandi spot, e ci andiamo a prendere il round. Intanto per assicurarmi l'ultima mossa, che a me non dispiace, soprattutto quando abbiamo una carta come Ozreal, e contro di lui è ottima giocarla per ultimo. E adesso volendo potrei azzardare il pushing. Potrei azzardare il pushing perché col Goliath il Goliath mi permette di pushare bene il secondo round e io voglio fargli sprecare assolutamente qualcosa. Il fulmine è buono, ovviamente trovare il portale sarebbe God. Ciò non avviene. Potrebbe essere una versione che gioca Vilgefortz, quindi c'è anche una versione di Schiavitù Control che gioca Vilgefortz. Io qua parto subito proprio in Goliath. Difficilissimo che lui mi vada sopra con una sola carta e quindi magari gliene faccio sprecare 2, magari anche una buona. È vero che mi sono giocato il Defender, quindi adesso Rian non ha più il Defender dalla sua, però
Il portale sarebbe bello trovarlo. Però giocare un terzo round un po' lunghetto contro di lui, secondo me, risulterà sempre nella nostra sconfitta. Quindi piuttosto mi gioco veramente all-in questo. Piuttosto mi gioco aggressivamente questo, lui gioca meno. Forse prende uno sparo. Ok, lo sparo da 6. Perfetto. Io qua potrei, penso, di passare. Siamo ancora sopra, quindi lui è costretto a giocare una carta. E a me va bene. Si è giocato meno che una carta fastidiosissima. A me va benissimo che lui adesso deve giocarsi un'altra carta e magari deve giocarsi anche una carta buona. Qualcosa come qualche oro. E vedete che Goliath è un'ottima carta per baitare nel secondo turno. Ok, invece no, peccato, peccato, avrei voluto. Abbiamo tolto un'altra removal. Se le removal lo fate praticamente fine, è rimasta solo invocazione in terra. Avrei forse potuto riscarla. Avrei forse potuto riscarla. Oh, il portale. Portale non mi dispiace, la larva adesso non mi fa impazzire. Penso di potrei giocarla all'inizio. Allora, che cosa c'è di veramente importante? Katakan e Naglfar. Beh, cioè Naglfar alla fine ci prende Katakan, quindi con il rischio di prendere il Garkhain. Forse mi tengo sta mano. Abbiamo provato anche il Purify, va bene, ci prendiamo la mano. Ok, Purify lo giochiamo subito. Non voglio assolutamente che si disperdi Demi. Ovviamente per purificarlo dobbiamo giocarla nelle rovine. Il problema è il suo recovero adesso è grosso. Quindi andiamo subito a purificarlo. E passiamo. Prossimo turno potrei giocare larva. Forse la larva, ecco, perché è difficile trovare lo spot per sfruttarla. Intanto qua gli ho dato un bel target a lui. Ok, la grande Elge. Ma la grande Elge in realtà non c'ha tante carte in mano. Non penso che possa essere poi così tanto forte. Io farei il portale qua. Farei il portale e farei la prima carica di Hero Power. La prima carica di Hero Power, il Garkhain si potenzia, lui sicuramente mi andrà a prendere un Garkhain, ma non posso, cioè se solo col Defender mi potevo difendere dal suo Hero Power, ma se non avessi fatto il Defender non penso che avremmo vinto il primo round. Lui si gioca Damian, pensavo che sarebbe arrivato, e Damian si beccherà il fulmine. Il problema sarà Scaling Bravery. Scaling Bravery non gli posso fare assolutamente nulla. Io vado anche a mettere una seconda carica qua. Purtroppo le larve, ragazzi, sono un grosso problema perché non le sfrutterò. Cioè, se voglio fare larva il prossimo turno, praticamente non sfrutto Orianna al meglio. Avrei forse dovuto fare all'inizio, ma lui è partito subito. Ecco, qui arriva Skellner, c'è poco da fare. What do you need me to do? Io qua giocherei le larve adesso e dopo ci giochiamo Rihanna. Oppure ci giochiamo Rihanna adesso. Rihanna adesso è forte, quindi le larve praticamente sono una carta semi morta. Rihanna adesso è forte. Andiamo a fare l'ultima carica di Hero Power. Andiamo a mettere Rihanna, si va a potenziare, lui probabilmente avrà invocazione di Yennefer. Ma soprattutto adesso c'è Skellen, è un grosso problema. Motivo per cui, ragazzi, io volevo pushare il round 2, perché giocare il round 3 in queste condizioni non è facile. Anche se adesso la partita si deciderà molto su questo idol, cioè su che cosa uscirà da produzione. Orianna.
Orianna, lui è anche un vampiro, quindi adesso attiverà non solo Orianna, ma attiverà anche il Garchomp. Quindi Orianna già è buona, gli metterà un segnale. Vediamo cosa esce con la seconda. Se esce Ozreal, raga, mi si mangia Iger, l'ho perso. Quindi se esce Ozreal, posso fare Scozzid. Speriamo che non esca Ozreal. Il problema è che adesso questa grande Grandelge farà 6 danni. Ok, vediamo se lo fa per purificare o se è per sanguinamento. Giustamente noi adesso andiamo a mettere la nostra larva, la mettiamo avanti, almeno gli diamo un minimo di guai. Se lui non avesse invocazione di Ender, potrei vincerla. Dipende tutto da quello. Pietra di Dazbog, che va a potere. Non è una strategia la pietra di Dazbog, a me infatti non fa impazzire. Non è una strategia, quindi non va a potenziare. No, che sto dicendo? È una strategia, ho detto una matita. Ma forse no. No, non è una strategia, giusto? Stavo confondendo speciale con strategia. Non è una strategia, quindi non mi fa impazzire. Perché è un'alchimia. È ovviamente una carta speciale. E la grandeggia si potenzia ogni volta che giochi una strategia, quindi non andrà a dare una carica alla grandeggia. Ragazzi, possiamo ancora vincere questa partita. Dipende tutto dalla sua ultima carta, non tanto da questo roll, ma dalla sua ultima carta. Potenza di 3 unità soldato alleato, va bene, certo. Andiamo a giocare lui davanti e mettiamo sanguinamento ovviamente a un'unità che non ce l'ha, in maniera tale che Orianna si potenzi. Vediamo se c'ha invocazione di Ender. Se non ha invocazione di Ender, praticamente è perso. Ok, ce l'ha. Ed è un problema. Ozreal non dovrebbe bastare. Lui mi si potenzia di 1. Allora, intanto facciamo Ozreal. Non so. Facciamo Ozreal, prendiamo Iden. Abbiamo perso di 1. È stata una bella partita. È stata veramente una bella partita. Ce la siamo giocata. Purtroppo, sì, contro di lui il defender è importante. Cioè, se fossi riuscito ad arrivare col defender al round 3, sicuramente avrei vinto, perché lui non aveva più purify. Si era giocato il purify a inizio partita. Però, ragazzi, è stata comunque una bella partita. Mi è piaciuto. Sicuramente perdere di un punto un po' dispiace. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, intanto vi condivido il mazzo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, iscrivetevi al canale dello Zio Maut. Ci becchiamo con i prossimi video dello zio, ragazzi, è subente. Prossima settimana vi porterò sicuramente un mazzo Shup, così proveremo a fare. Shup sarebbe Emporio per chi gioca in italiano. Proveremo a fare la missione, che è veramente veramente figa. Mi sta piacendo tanto che stanno mettendo i boost ogni giorno, stanno facendo delle cose sempre nuove, veramente un ottimo lavoro da parte della CDPR. Veramente bravi ragazzi. Ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale dello zio, ci becchiamo con il prossimo video dello zio Maru su YouTube. Bella.